alla Borgia siamo in compagnia di San Filipponino, coach del Magic Team Benevento. Allora, perde questa volta al Palaborgia contro la penultima in classifica. Allora, cosa non c'è stato? Forse c'è stata una sottovalutazione dell'avversario? No, sapevamo che il Barletto è una buona squadra, ha talento negli esterni. Semplicemente è venuto fuori il nostro vero valore, cioè, non c'è nulla da dire, è una settimana complessa per motivi medici, alla fine si vede la domenica. Probabilmente qualche ragazzino nostro ha pensato di essere diventato bravo e stasera è stato riportato alla propria dimensione, che è quella di giocatori che in C2 farebbero fatica e che per regole e per scelta societaria fanno la C1. Ecco, un po' di errori facili hanno favorito la rimonta dell'avversario, la circolazione di palla dell'avversario. Compiendo proprio una valutazione tecnica della partita, cosa non è andato? Ah, tutto. Dovevamo levare il contropiede, non l'abbiamo fatto. Dovevamo provare a costruire tiri in equilibrio, non l'abbiamo fatto. Dovevamo provare a giocare due dimensioni interna e esterna, non è stato fatto. C'è gente che si è tirata indietro. Va bene, non me la posso nemmeno prendere, perché io sono consapevole del valore dei miei giocatori e questo è il valore dei miei giocatori. Appunto, il valore dei suoi giocatori è grande, l'hanno dimostrato, è arrivato in terza posizione in classifica. Le colonne della sua squadra cosa non hanno fatto questa volta? Ah, un po' per motivi fisici, un po' per motivi di buona difesa del Barletta che li ha limitati, ma onestamente c'è un atteggiamento rinunciatario in alcuni elementi ed è il motivo per cui fanno la C1. Cioè, è proprio poco da aggiungere, è una gara dove la squadra che ha avuto più voglia, è stata più brava, è stata più compatta, ha vinto di 20 contro una squadra che ha il talento per fare terz'ultima e giocando insieme è arrivata terza. Se non smette di giocare insieme fa terz'ultima, è giusto, il valore in campo stasera ha rispecchiato perfettamente quelli che sono i due roster. Ecco, la prossima partita sarà un derby con il Benevento, come l'affronterete visto dopo la... Con un altro spirito, perché onestamente io più di fare quello che sto facendo non posso fare, mi auguro che qualche giocatore si faccia un esame di coscienza, vengono pagati poco o tanto che sia. Trovare gli alibi, la febbre, l'inverno, il freddo è da perdenti. Abbiamo fatto una gara indegna. Grazie a coach San Filippo.